palpitante per me vuol dire prendere l'Himalaya e prendere una salita su un 8000 con lo stile con cui prendo probabilmente la vita. Magari può sembrare in maniera leggera, anche se per andare in Himalaya, ad esempio, mi preparo seriamente per mesi e mesi, ma non cerco mai quelle emozioni forti, quelle situazioni che ti cambiano la vita. Non vado a cercare queste cose, anzi vado a cercare magari le sfumature, i colori sfumati che ti rimangono magari per più tempo e le assapori col tempo. E questo è lo stile con cui vado in montagna. Poi che in Himalaya io abbia deciso di andarci senza ossigeno è una mia scelta, ma non credo che sia una delle cose importanti, è quello che tu vai a cercare. E quindi, visto che non sto cercando niente di eccezionale o comunque delle cose a basso profilo, mi piaceva prendermi anche un pochino in giro dicendo che era uno stile gitante. Prepararsi a una spedizione su un 8000, senti tantissime campane e tantissime cose differenti. Io sinceramente credo che tutti i giorni mi prepari per l'Himalaya, tutti i giorni vado a correre, tutti i giorni nuoto, pedalo, mi alleno tutti i giorni. Che poi sia preparazione, se vuoi, sia il mio modo di il mio modo di vivere, la mia maniera di stare al mondo, poco cambia. Io mi ricordo i primi tempi che andavamo via col Mario, mi chiamava e un mese prima io prendevo e partivo. Quindi sai come vado io, che sono il re delle vie normali e delle corde fisse, la cosa più importante è il polmone. E quindi quando tu ti alleni alla resistenza sei già avanti. E se vado a fare una gita non devo soffrire per andare in gita, mi sto preparando alla gita ma col piacere di andarci in gita. Ho sempre cercato di andare con gente con cui sto bene, con cui capisco che c'è qualcosa di più che l'interesse per tentare una salita. Abbiamo due belle facce, sembriamo due scappati da qualche lager, comunque. Chi lo condivide con te non è solo un amico, un socio, diventa quasi un complice. Ed è importante sapere o avere la fortuna di trovare questo complice. E magari poi quando lo perdi fai fatica a ritrovarlo e uno uguale, come può essere capitato a me, e decidi che per un periodo ci vai anche da solo. Proprio perché il condividere per te diventa troppo importante. Questo credo che sia veramente una cosa importante, più della preparazione, più della logistica. Un giorno crescerò e nel cielo della vita troverò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere. Come in tutte le spedizioni agli 8000 in Nepal, passi un paio di giorni a Kathmandu a espletare tutte le parti burocratiche, i permessi, i visti. Avendo una certa dimestichezza con il mio cuoco, la mia agenzia, un paio di giorni ci siamo mossi e siamo andati a Lukla, che è dove c'è l'aeroporto, dove si atterra per entrare nella valle che porta all'Everest, la valle del Solo Kumbu. Trekking da Lukla per tutta la valle del Kumbu è sicuramente uno dei trekking d'alta quota più belli che ci sia. Ma quando sto andando ho la fretta di arrivare al campo base perché
ho la fretta di tentare la cima. E quando torno a casa, che abbia raggiunto la cima o che non l'abbia raggiunta, sono talmente stanco e stufo che ho fretta di tornare a casa. Quindi invidio spesso i trekker che sicuramente camminano al giusto ritmo e con la predisposizione per gustarsi di più di quanto lo possa gustare io questi trekking di avvicinamento alle grandi montagne. Quest'anno con Roberto abbiamo deciso, per acclimatarci, di salire l'Island Peak prima di arrivare al campo base. Poi, quanto sia stato per acclimatarci o quanto era la voglia di salire una montagna invece di stare a perdere delle giornate a salire e scendere l'Icefall per acclimatarci nella folla del campo base, non te lo so dire. Sicuramente la scelta è stata, se si vuole, vincente, perché ci siamo goduti questa giornata in quota, in un ambiente non affollato come il campo base e in una montagna non poi così banale come dicono. La prima parte di salita, quella notturna, è stata fatta tutta su questo ghiaione, su questa murena, per arrivare poi all'alba a mettere finalmente i ramponi e salire, arrivando agli ultimi 300 metri di dislivello, dove c'erano corde fisse e si è saliti aiutandosi con gli Jumar. Con Roberto, arrivati in cima, ci siamo guardati in faccia e mi ha detto che vabbè, allora forse la preparazione fatta anche a casa, tutte quelle pelli di foca su e giù per le Alpi, a qualcosa era servita, perché fatica ne avevamo fatta, però eravamo stati poi a livello degli Sherpa che erano con noi o degli Sherpa che stavano preparando, attrezzando per le commerciali, quindi ci saremmo potuti giocare le nostre carte anche all'Everest. È vero, stile gitante, ma essere un gitante con l'ossigeno o senza ossigeno è diverso. Eravamo un pochino più fiduciosi quando dall'Island Peak ci siamo spostati verso il campo base dell'Everest. Questa per me era la terza volta che arrivavo al campo base dell'Everest, anche se poi le prime due volte non era per tentare l'Everest, ma per tentare il Lhotse. E come tutte le altre volte, tutta questa gente mi fa sempre un po' impressione, no? Il campo base dell'Everest è un po' un grande villaggio globale con tanta gente, tante etnie, tanti popoli, tante lingue. C'è poi questa lingua che non capisci se è un inglese, se è un esperanto, in qualche maniera anche se non parli inglese ti capisci con tutti. In realtà poi a me piace stare nella mia tenda messa e aspettare il momento buono per salire, leggere il mio libro, bere un mio caffè. Non funziona, perché il mio sempre no? Il mio funziona talmente tanto che neanche si accende. Non sono uno a cui piace tanto girare per il campo base, mi sembra
di andare a disturbare la privacy della gente. Girare per tende mi sembra un po' sempre come entrare nella casa degli altri. Se poi gli altri vengono da me, un piatto di pasta italiana, un pezzo di formaggio, una fetta di salame c'è, ma io non è che giri molto il campo base, troppa gente, troppa confusione. Sì, sì. La puja è questa cerimonia, non so se è il termine giusto, interreligiosa, che serve a propiziarsi il benvolere degli spiriti della montagna. In tutte le spedizioni malaiane o comunque tutte le spedizioni dove ci sono soprattutto degli Sherpa, va fatta, loro è una cosa a cui tengono molto, non vogliono, potrei anche dire proibiscono che si tenti di salire la montagna prima della puja. Io personalmente mi accodo, rispetto il loro volere, in fondo siamo a casa loro, e poi un po' sono sicuramente molto scaramantico, e un po' mi piace questa spiritualità con cui prendono si approcciano alla vita. Al termine della cerimonia l'ufficiante regala a tutti i partecipanti alla spedizione, che siano gli aiuti cuochi, i portatori, gli sherpa, gli alpinisti, un nastrino che è un amuleto che ti difende contro gli spiriti maligni della montagna, e tu te lo puoi togliere solo una volta terminata la spedizione. Poi io, se vuoi, è un vezzo che ho o sono particolarmente scaramantico, finché non si staccano me li tengo al collo, e difatti adesso ho al collo con un po' di questi nastrini. Con Roberto si è deciso, visto che eravamo un pochino, non dico in anticipo, ma tra le prime spedizioni, di iniziare a salire il campo 1, un po' per testarci, un po' per vedere se effettivamente il lavoro fatto a casa, il fatto di essere stati all'Islam Peak, l'aver già girato un pochino per montagne in Himalaya ci aveva aiutato e ci eravamo un po' acclimatati, un po' per cominciare a tirarci avanti, salire al campo 1, dormire al campo 1, e il giorno dopo spostare la tenda al campo 2, se stavamo bene dormire al campo 2, per poi scendere il giorno dopo e riposare i giorni necessari per chi come noi, ripetendo, si sale senza ossigeno, e per poi ritentare, cioè cominciare a lavorare sulla montagna. Life full, ci siamo passati bene, non abbiamo superato gente che era davanti a noi. Ecco qua i nostri due alpinisti, uno giovane, uno vecchio, però tutti e due belli, dai, carini, in un passaggio dedicato. Arriviamo al campo 1 un pochino affaticati, entriamo in tenda, Roberto si distende a dormicchiare e io comincio a sciogliere neve, che è un'attività che mi rilassa, un po' come quando a casa lavo i piatti o stendo la biancheria. E a un certo punto sento un tremolio strano
che va aumentando. È mezzogiorno, quindi magari succede spesso che ci sia degli assestamenti, ma gli assestamenti del ghiacciaio sono diversi, non sono dei tonfi secchi che finiscono subito, invece lì è proprio un tremolio che va ad aumentare. Chiamo Roberto e usciamo, e come usciamo noi escono tutti dalle tende. Nel mentre usciamo sentiamo alle nostre spalle una forte valanga, ma non la vediamo perché c'è un po' di foschia. Sentiamo una seconda valanga alla nostra sinistra. Più che sentirla, questa la vediamo, sta scendendo una valanga enorme. Corriamo alle piccozze e ci ancoriamo alle piccozze. E quando arriva questa valanga diciamo adesso ci prende, e la valanga poi si ferma a forse 150-200 metri dalle tende. Veniamo investiti solo dalla polvere e dallo spostamento d'aria, ma uno spostamento d'aria che per una frazione di secondi ci fa fare bandiera aggrappati alle nostre piccozze. Ci guardiamo tutti in faccia e non riusciamo a capire bene cosa è successo. Noi come gli americani e gli inglesi che c'erano, delle commerciali, come gli Sherpa, a un certo punto uno di queste guide americane ci dice: guardate che non possiamo, noi avevamo problemi perché ci preoccupavamo, ma la nostra tenda era rotta a questo punto e quindi pensavamo di scendere. Dice: guardate che mi hanno chiamato alla radio dal campo base. Al campo base è venuta giù una valanga seguita da una frana, metà del campo base è stato distrutto, ci sono tanti morti, feriti, l'ice fall è impraticabile, noi dobbiamo aspettare qua, non possiamo muoverci. Lì forse sono stati momenti forse di più tensione, perché lì tu sei inerte, no? sei disarmato e devi aspettare l'arrivo del soccorso. Una volta arrivato il soccorso, una volta scesi al campo base, abbiamo verificato i problemi che c'erano stati al campo base, sia le vittime che i feriti erano già stati portati via, le tende distrutte erano state già smontate, quindi in realtà noi al campo base non abbiamo visto molto della distruzione. Abbiamo cominciato a parlare, a avere molti contatti con l'Italia e le notizie di quello che era successo esattamente noi per assurdo le abbiamo avute telefonicamente con l'Italia. Io e Roberto ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: siamo partiti come gitanti e come gitanti possiamo tornare a casa, anche perché si sapeva che il sentiero che portava a Lucla era intatto e i ponti erano in buono stato, quindi si poteva pensare di scendere senza l'ausilio dell'elicottero. Lo stesso giorno in cui siamo arrivati abbiamo girato un pochino con un taxista che ci porta a vedere i danni più grossi del terremoto. E lì sinceramente ho avuto un moto di repulsione. Vedevi questi gruppi di primo soccorso, professionisti bravissimi che si muovevano in maniera iper tecnologica e preparati, e i turisti, anche alpinisti, anche gente che fa quello che faccio io, in mezzo ai piedi a fare fotografie, a filmare, che da un posto si spostava a un altro per vedere altre ruderi da filmare. Non mi piace, non mi è piaciuto, mi sembrava proprio un turismo macabro. Io vado in Nepal per sorridere,
e non per attristarmi, o soprattutto per non fare cronaca di questi disastri. Siamo tornati nel nostro albergo, siamo stati nel nostro albergo, abbiamo cercato la nostra compagnia aerea, abbiamo spostato il volo e siamo tornati a casa, ripromettendoci sicuramente ora di tornare per vedere, una volta che è finita questa prima emergenza, se si vuole, così si dice, cosa fare per aiutare il Nepal e il suo popolo, vedere se effettivamente c'è un progetto da sposare, un progetto di ricostruzione da sposare. Una volta arrivati, ritornati al campo base, dici: porca miseria, sono stato fortunato, no? Tre valanghe non mi hanno preso, si è rotta la tenda, ho aspettato, sono sceso. Dici: sono stato fortunato, però se giri l'altra faccia della medaglia, sono anche stato sfortunato. Quanti alpinisti possono dire di essere stati all'Everest ed essere stati sconfitti, tra virgolette, da un terremoto? Quando succederà mai, tra quanti anni succederà ancora che le spedizioni devono tornare indietro per un terremoto? Quindi, se vuoi, un po' sono anche stato sfortunato. Poi rifletti veramente che il fatto di essere fortunato o sfortunato per salire una montagna rispetto a quello che è successo a chi in Nepal ci vive e fa già fatica a viverci, e niente, ti accorgi che il volere andare in Himalaya con o senza ossigeno, con o senza portatori, con o senza sherpa, è poi un capriccio, è un vezzo del nostro primo mondo, del mondo dei fortunati, che non bisogna credere che questi sogni, che il sogno di salire la montagna più alta del mondo, il tetto del mondo, sia la cosa più importante. E questo mi ha fatto pensare che lo stile gitante per andare in Himalaya sia la cosa forse più giusta. Finite le batterie, dobbiamo ricominciare da capo.